hanno fatto venire l'acquolina in bocca 2 anni fa in occasione del lancio del prototipo a EICMA. Oggi però è tempo di guidarla, parlo della Benelli 752S, la prima moto da grandi della casa pesarese. Il segmento scelto è quello più agguerrito adesso sul mercato, ovvero quello delle Naked Entry Level, composto da rivali veramente agguerrite. Avrà quel che serve la 752S per inserirsi nel duello tutto nipponico tra MT-07 di Yamaha e Kawasaki Z650? Scopriamolo insieme dopo la sigla! Le misure compatte la rendono adatta anche ai principianti. La sella, ad esempio, è posta solo a 80 cm da terra e questo permette veramente a tutti di toccare con agio il suolo. Un aspetto da non sottovalutare, specialmente nelle manovre da fermo, dato che la 752S ha qualche problemino con la bilancia. Pesa infatti 228 kg in ordine di marcia. La posizione in sella mi piace molto, chi sta con il busto eretto in posizione naturale. Il manubrio largo mi offre un buon braccio di leva e un'ottima sensazione di controllo di ciò che succede sotto la ruota anteriore. Peccato però che ci sia poco sterzo. Gli steli della forcella, belli grossi, picchiano alla svelta contro il telaio e questo negli slalom è penalizzante e richiede un po' più di attenzione. A soffrire, ma solo alla lunga, sono le ginocchia e il fondoschiena, perché il piano di seduta è molto vicino alle pedane e questo fa soffrire specialmente chi è alto più di 1,80 m e l'imbottitura della sella non è proprio tantissima. Specialmente in città, quando le sospensioni settate sul duro faticano a digerire bene buche e pavé. La rivincita però la Benelli 752S se la prende quando lascia la città e imbocca le strade ricche di curve. In questo habitat ho apprezzato molto la precisione e il rigore con cui tiene la traiettoria e la stabilità sul veloce, almeno fin quando l'asfalto rimane liscio come il tavolo di un biliardo. Nel misto stretto, a causa dei chili di troppo e del baricentro alto dovuto anche allo sviluppo molto verticale del bicilindrico, è una moto che va guidata con i muscoli, specialmente quando il ritmo di guida si fa sostenuto. A me non dispiace, anzi, data anche la struttura fisica, ma se la consideriamo come una moto entry level, una dinamica di guida più facile, non avrebbe guastato. Stesso discorso anche per la frizione, che sulle prime inganna anche i piloti più esperti, perché non brilla per modulabilità. Adattissimo ai neofiti è invece il carattere del motore della Benelli 752S. La scheda tecnica è in linea con quella dei migliori competitor del segmento. Il bicilindrico fronte marcia da 754 cm3 è infatti in grado di erogare 76 cavalli e 67 newton metro di coppia senza mai essere brusco. Anzi, i più esperti gradirebbero un po' di verve in più, nulla che un paio di denti di corona in più non possano risolvere. L'erogazione è fluida e lineare e non disdegna anche qualche bella tirata verso i regimi più alti, intorno ai 9000 giri, dove interviene il limitatore. Il sound del motore invece è ricco di grinta e personalità, forse perché in alcune sue quote è simile ai 3 cilindri leggendari di fine anni 90 e inizio 2000. La sua voce è esaltata da uno scarico che è bello da vedere e da ascoltare. Questo è uno di quei casi in cui non consiglierei l'acquisto di uno scarico aftermarket. Promuovo anche l'impianto frenante, avere una coppia di pinze ad attacco radiale Brembo che mordono dischi flottanti da 320 mm è un vero lusso per questa categoria, quasi da segmento superiore. La potenza frenante è sempre tanta e c'è anche una buona modulabilità, specialmente all'anteriore. Discorso leggermente diverso per il freno posteriore, anch'esso potente ma meno modulabile, anche perché c'è poca corsa alla leva. La componentistica ricercata per questo segmento è solo uno dei segnali che Benelli vuole dare. Con la 752S si prova a cambiare le carte in mano, come nel poker. Via l'aria da moto cinese dal prezzo concorrenziale, dentro design ricercato e finiture concrete ma ben curate. Lo si nota dai blocchetti elettrici, semplici ma ben realizzati, dal bellissimo faro a LED con luce DRL, sono a LED anche le frecce e il faro posteriore, e la bellissima verniciatura.
senza contare le protezioni per il carter e la pompa dell'acqua che porta il liquido al radiatore, che stamattina purtroppo nel box ho testato, funzionano, riparano bene, l'unica roba che si è un po' danneggiata è la leva del freno. Ricordate quando vi ho detto attenzione alle manovre da fermo? L'unica nota stonata è forse il display LCD, che è bello nelle sue grafiche e cambia anche la visualizzazione in base al giorno e la notte. Peccato però che le informazioni mostrate siano davvero risicate e che la visibilità non sia eccellente in condizioni di luce piena. DNA quasi da naked sportiva, componentistica al top e qualche piccolo difettuccio. Il tutto a 6.990 euro. E voi che cosa ne pensate della nuova Benelli 752S? Ha quel che serve per insediarsi direttamente in vetta alla categoria delle naked di media cilindrata? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video. Ovviamente non dimenticate di seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e Twitter e sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video, ciao!